Hola, buon pomeriggio a tutti quanti del gruppo Calloria in Stile. Oggi che parliamo? Allora, nel video precedente abbiamo iniziato a parlare la comunicazione tra parrucchiere e cliente con parole aperte e parole chiuse. Io spero, per quei giovani che hanno seguito il video, di aver praticato questa tecnica molto semplice, ma molto molto forte come strumento per aiutarci a capire il nostro interlocutore. Oggi, proseguendo la tecnica della comunicazione, vi racconto io personalmente come lavoro. Allora, ripetendo che le immagini comunicano all'84% e le parole al 4%, che cosa significa? Significa, prendiamo questa fotografia che sono i colori di Canaria, una delle tante interpretazioni dei colori di Canaria, perché partiamo dal nero per arrivare a 36 tonalità dei marroni. E per spiegare questo con parole ci vuole un pochino di tempo, una lunghezza di 60 centimetri, una quantità di mesh che potrebbe essere un 25-30%, delle mesh che non sono tutte quante uguali, ma che hanno dei movimenti per slanciare lo stile e i fondi, che potrebbero essere un fondo solamente o due fondi con delle mesh. Non è che solamente due colori, ma possiamo lavorare in 3D, in 4D, come uno vuole mettere un'interpretazione. Allora, quando noi abbiamo questa cliente di fronte a noi, una delle cose che consiglio, ma tu hai una fotografia che ti dà emozione, perché l'emozione è fondamentale anche verso il parrucchiere, quando andrà a creare un libro guida di questo genere, che ci sono varie tagli di capelli che variano dal corto, medio e lungo, per prendere tutta una tipologia di clientela e accontentarlo, che uno potrebbe fare anche i maschietti, che aiuterebbero moltissimo a identificare subito quello stile che uno vorrebbe fare. Naturalmente noi possiamo prendere anche non solamente un'immagine, ma possiamo prendere anche due immagini, tre immagini, una per il colore, una per la basetta e un'altra per la frangia o flequillo, come si dice qui in Spagna. Entonces, ci possiamo anche divertire a fare musicando. Ecco, questo sono io con un turbante della serie del Batik, e poi guardate un po', una prima mondiale. Io a 18 anni, quando ho iniziato la mia prima pedana, e l'altra fotografia quando sono arrivato qui, per poi passare anche a quello che noi facciamo. Questo fa parte del gruppo famoso in Italia che si chiamava Estensore Group, e si occupava di allungamenti di capelli, formazione professionale per i parrucchieri, che ha avuto una vita più o meno di 20 anni. Adesso qui in esilio, qui a Tenerife, mi sono rilassato abbastanza. Adesso sono stanco e sto riniziando tutto un insieme di formazione attraverso Musicando, questo format unico al mondo, dove noi aiutiamo le persone a cambiare la loro fotografia della loro realtà, e imparando a respirare, per imparare a visualizzare e creare una nuova immagine, con annesso una sensazione presa nel passato, dove la persona si è sentita al top dei top, e andiamo a fare uno swish, che
che poi nel mio blog potrete vedere nel dettaglio per imparare a musicare con questa nuova tecnica unica al mondo, dove Calloria e Stile la sta iniziando a importare dopo 6 anni di studio qui a Tenerife a tutti quei colleghi che piace questa idea. Andremo a fare dei gruppi di studio e l'Academy qui a Tenerife sarà il culmine di tutto questo passaggio. Allora, nel momento, ritornando al libro guida, sempre rivolto ai parrucchieri, allora create il vostro libro guida. Nella rete possiamo trovare centinaia e centinaia di stilisti. Vi consiglio un sito molto particolare, si chiama globelife.it.com, c'ha tutti quanti i punti di tutto il mondo, che è uno dei portali della beauty dove si parla e dove puoi incontrare migliaia e migliaia di stilisti e di immagini. Tu puoi raccogliere qualche immagine e cominciare a fare un tuo libro guida. La cosa molto importante, dato che noi quando parliamo alla cliente gli diciamo: incontra un'immagine che ti dà emozione, è rivolto anche al parrucchiere. Nel momento che uno sceglie le immagini che gli danno emozione di un corto, di un medio e di un lungo, si va a creare il carattere del parrucchiere, che cosa lui vuole comunicare, perché d'accordo che andiamo a aiutare le persone a scoprire quello che potrebbe essere per loro, ma anche il parrucchiere deve avere il suo famoso parola brand per imparare a diventare unici e irripetibili. Noi non è che ci vendiamo, ma sono le persone che ci acquistano per quello che noi facciamo, e questo si chiama lavoro di eccellenza. Lo ripeterò continuamente, perché per fare questo processo di riforma, di desprogrammazione e riprogrammazione a questo nuovo modo di vedere le cose, con l'avvento di internet che ci dà una grossa opportunità di incontrare, ascoltate bene questo numero, 5.000 milioni di persone che ha un telefonino. E come io faccio dirette molto semplici dal negozio di parruccheria qui alla Sgasietta a Caia La Arena 24, lo faccio quotidianamente, perché prima di fare questo stiamo creando questo libro guida di Musicando giornalmente, studiando 4-5 pagine di varie persone, perché lavorare in eccellenza è molto semplice. Dice: se io voglio fare un qualche cosa, me vado qui, si dice, se busca, se trova, ok? Busca è il migliore, è il migliore, è il migliore che c'ha nel mercato, che sta facendo quello che tu vorresti fare, e il suo sta funzionando molto bene. Allora, ci sono due parole. Io dico copialo e superalo. O c'è un'altra parola: guarda e apprendi. Personalmente, guardare e apprendi credo che sia passivo, ma siccome Musicando è qualcosa di attivo, copia, e questa è l'azione che si fa per superarlo. Copia che cosa significa? Copia per migliorarlo sempre di più, tutti i giorni, piano piano, con un pochino di passione. Non c'è alcuna ombra di dubbio che si realizzerà il successo personale. La cosa molto importante, prima di tagliare i capelli, dobbiamo studiare questo. Allora, io spero per i giovani che mi stanno seguendo gli esercizi di parole aperte e parole chiuse. Iniziare a creare un libro guida personalizzato con delle immagini che raccontano non solamente
i tagli che facciamo, ma racconta anche chi siamo professionalmente, se siamo delle persone attive o non attive. Ci sono due tipi di persone: le persone che vivono una mediocrità, che non si vogliono sforzare e trovano le scappatoie, ma ci sono persone trionfatori che hanno messo la passione e fanno bene il loro mestiere. Io credo che la storia la scrivono non i mediocri, ma chi trionfa in qualsiasi cosa. Io personalmente non voglio essere un mediocre, io sono un vincitore, e con Musicando ha aiutato me personalmente, ma potrà aiutare centinaia o migliaia, spero, di parrucchieri che vogliono un qualcosa di nuovo, di come riproporre la moda nel mondo. Noi italiani rimaniamo sempre con un grande grado di formazione a tutti i colleghi delle altre scuole, però ragazzi, qui dobbiamo fare qualche cosa, dobbiamo fare un cambio, basta a lamentarsi. Bene, Francesco Gallori vi augura buon proseguimento e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!